Gesù a Nazareth, nella sinagoga del suo paese, piccolo paesino, una borgata. Così il Vangelo di Luca ci presenta l'inizio del ministero, della predicazione di Gesù, con la sua gente, con i paesani, ritrovati insieme per benedire Dio, lodarlo e santificarlo nel giorno del riposo, il sabato. E Gesù, che lì davanti a tutti, proclama dal rotolo di Isaia la descrizione del compito assegnato da Dio al suo inviato: lo Spirito del Signore è su di me. Sono parole solenni, preziose, che annunciano un tempo di grazia, di serenità, di vita per tutti, soprattutto per i poveri. Sono il tempo di Dio che entra nella storia degli uomini e riempie questa vicenda umana del suo Spirito. Sono parole che senz'altro sono risuonate tante volte, la gente le ha ascoltate, commentate e pregate, ma ora le legge Gesù, di cui tutti sentono parlare per i suoi gesti, per la sua vita così particolare. Lo conoscono, è vero, ma che mistero porta dentro di sé? L'Evangelista annota una prima fondamentale reazione di coloro che lo conoscono di più attraverso il silenzio e l'attenzione di tutti, i cui occhi erano fissi su di lui. Che bella indicazione anche per noi. Se vogliamo vivere il cammino della fede che la Chiesa ci propone, specialmente in quest'anno santo della misericordia, dobbiamo imparare a tenere gli occhi fissi su Gesù. Lo sperimentiamo in modo particolare la domenica nella celebrazione eucaristica, ma questo può accadere ogni giorno nella nostra vita quotidiana, leggendo il Vangelo, pregando il Signore, incontrando le persone, affrontando la vita con i suoi alti e bassi, luci e ombre. Gli occhi fissi su Gesù, per vederlo, certo, per riconoscerlo, per accoglierlo, ma soprattutto per ascoltare la sua parola. Parola semplice, disarmante e assolutamente nuova. Quello che è stato annunciato dai profeti e proclamato e custodito e trasmesso ora si compie. Ecco chi è Gesù per noi, il compimento della promessa del Signore. In Lui Dio dice il suo sì anche a me, anche a te, a tutti noi. Saremo pronti ad aprirgli la porta del cuore e ad andare con gioia incontro a Lui?